Ciao amici di Italia Top Games, continuiamo la rincorsa alla divisione 7 e anche questa volta ho scelto una squadra che avete scelto voi, l'Arsenal. Quindi nei commenti lasciate qualche proposta di squadre se non l'ho mai utilizzata meglio. Oggi contro il Piemonte Calcio, quindi un avversario a niente male. Comunque, forza Arsenal, forza Gunners, vediamo di fare qualche punto fondamentale per arrivare in divisione 7. E speriamo in Aubameyang, ovviamente, l'unico terminale difensivo, offensivo, visto che l'Arsenal gioca con 4-2-3-1. E si tratta di un risultato ampiamente alla loro portata. Se giocheranno però con la stessa intensità mostrata nelle partite precedenti. Eh sì, Dani, ci proviamo a vincerla, mica no. Bello. Aubameyang. C'è spazio per Aubameyang. No, peccato. E questa è la reazione del pubblico evidente alla mancata concessione del penalty di poco fa. Ma no, non c'è. Non riesce a tenere in campo il pallone. Efficace qui la marcatura. Tocco per Ramsey. Il tocco per Alexandro. Bravo Tomiyasu, ex del Bologna. Pallone che viene intercettato. Peccato. Fischio dell'arbitro. C'è grande agonismo subito. Ah, Pepe. Ottima lettura difensiva. Intercetta il passaggio. Viene fermato Dybala. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. È in buona posizione. No. Danilo. La mette in mezzo. Bene. Non riesce a liberare su questo cross. Ramsey, entrata decisa. Bravo Partey. Smith Rowe. Larsen regala il pallone agli avversari. Bravo Danilo. Fuori gioco, è tutto fermo. Chiamata al limite questa. L'assistente non ha avuto però dubbi. Se sei oltre l'ultimo difensore, fuori gioco. Non importa se di un metro o di pochi centimetri, come ammazza. In questo caso. Che grande discussione. Andani. Cerca di saltare la difesa Ødegaard. E questo è gol però. Potrebbe dare un senso definitivo alla loro stagione con questa rete. Sarebbero promossi. I tifosi intorno a loro sono totalmente schizzati dai loro sottolini. È incontenibile. Bella scelta. Per questa rete. Non l'ho dovuto cambiare, non era informazione, ha fatto bene a inserirlo. Dai. Informiamoci più. Contrasto pulito, pallone in out. Bravo. Il pallone recuperato. Ah, peccato. Ho provato questa volta la skill. Attenzione. Bravo Tomiyasu. Vai Pepe. Palla vagante. Avanza a caccia del banco giusto. Palla che gol. Ed è una rete che rischia di complicare. Che gol, ragazzi. E rinviare i festeggiamenti per che la promozione. Nulla è perduto. Comunque vada, avranno altre occasioni per riprovarci. Anche se ovviamente un gran gol di Dybala, niente da dire. Rivediamo il gol. Bello. Meno il tempo di esultare per il vantaggio che hanno subito immediatamente la rete del pari. Un calo di concentrazione. Ma che calo di concentrazione? Certo, un gran gol di Dybala, niente siamo da dire. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Dybala entra bene qui e recupera il pallone. Ecco Alexandro. Palla che finisce comoda tra le braccia del portiere. Palla che viene intercettata. No. Dybala. Occhio a Dybala.
Occhio al pallone per il possibile vantaggio. No. E il pallone entra. Adesso no, non è, no, sta no, scalare no. Se vogliono chiudere in anticipo il discorso promozione. Il calcio è pieno di rimonte clamorose. Chissà che oggi non arrivi un'altra. Conteggio cambiato. Ora siamo sul risultato di 2-1. Lottano per il possesso palla. Tieni la. Sarà rinvio dal fondo. Prova a chiudere su Alessandro. C'è spazio per il traversone. Ottima lettura in un'azione delicata. Peccato. C'è la touche, rimessa laterale dunque per l'Arsenal. Cross verso il centro. Traversone che finisce comodo fra le braccia del portiere. Dybala. L'Emirates Stadium, dal quale vi stiamo trasmettendo, è uno dei fiori all'occhiello del calcio inglese. Dal 2006 la casa dell'Arsenal ha mandato in pensione il meraviglioso Highbury, diventato però troppo piccolo per contenere la passione dei tifosi dei Gunners. Hanno fatto le cose in grande, Pier, non c'è che dire. La tradizione, la storia, la cornice non sono paragonabili a quelli di Highbury, ovviamente, ma poter contare su uno stadio moderno più capiente, più organizzato, credo sia un vantaggio tanto per il pubblico come per gli stessi giocatori. Locatelli, il portiere ha visto partire la palla, è intervenuto senza problemi. Palla per Pepe. Attenzione a Aubameyang. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. No. Poteva come essere il gol del pari. Ma sbagliato, era stata bellissima l'azione stavolta. Dybala. Bravo. Un po' possesso qui. Capisce tutto e ferma l'azione. Peccato. Un minuto di extra time. Smith Rowe. No. Palla buttata via. Ragazzi. E si chiudono qui i primi 45 minuti di gioco. 2-1 il punteggio. Non la voglio perdere, ma sto sotto. Vediamo se c'è. Saka, proviamo Saka, anche se a me non era dispiaciuto per niente Pepe, però la freschezza, Martinelli a posto di Smith Rowe. E basta, la Lacazette, proviamo, anche se Aubameyang non ha fatto male per niente, vabbè, forze fresche in campo, che vi devo dire, proviamoci, c'è la freccetta in alto, la Lacazette. Ripresa cominciata con l'Arsenal sotto. Sì. Suma dunque l'azione d'attacco. Sbagliano qui i giocatori dell'Arsenal. Chiesa può cercare il cross. Che riflesso del portiere. Bravo. Che salva la porta. Questa parata vale quanto un gol. La mette in mezzo Dybala. Poco convinto in questo intervento. Lascia lì il pallone. C'è campo per la ripartenza. Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. No. Scelti la respinta, palla ancora in gioco. La Lacazette. Decisivo quell'intervento. Però non va bene. No. Perdono banalmente il pallone. Sì. Sbagliato il passaggio. Dybala. Intercettato il lancio di Dybala.
possesso perso. Giocata di classe. Bravo. Buono il recupero, possono ricominciare. Marcatura da rivedere. Okay. Arsenal che prova. La prende bene. No. Ha provato a piazzare senza però inquadrare la porta. Capita di sbagliare. Bisogna riprovarci. Non deve lasciarsi abbattere da questo errore. E che si abbatte? Capisce tutto il difensore. Ottimo intervento. C'è spazio per la ripartenza. Provano a sfruttare bene il campo. Bravissimo Terni. Vai. Procedimento interessante. Gran palla, può rendersi pericolosa da quella posizione. Super parata di Szczęsny. Sì. Purtroppo sì. Pensavo che stavolta sarei riuscito a piazzarla. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Chiesa. Occhio al traversone. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Intercetta il passaggio e riparte. Sale Cuadrado. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Morata. Ha provato la conclusione al giro. Sì, buona l'idea, decisamente meno l'esecuzione. Palla che non ha preso l'effetto desiderato, determinata lontana dai pali. Ci sbilanciamo Sacca. Un po'. No. Avanza col pallone tra i piedi. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Miracolo di Szczęsny. Szczęsny oggi passi. È stato fondamentale per il Piemonte Calcio. Ancora un quarto d'ora purtroppo. Da giocare. Vai, vai, vai. C'è spazio per il cross. A caccia del gol del pari. Attento il portiere, non è finita. Cuadrado. Intervento pulito sulla palla. No. C'è l'errore, palla regalata. Pressing eseguito bene, palla recuperata. Ci prova disperatamente l'Arsenal a rimettere in piedi il match nel recupero. La spazza via. Grande occasione. Ma... con questo intervento. Siamo nei minuti finali. Questa può essere una delle forza, ultime. Forza ragazzi, forza. Palla toccata corta. Traversone che viene murato. Risultato che al momento impedirebbe di festeggiare la promozione, un obiettivo inseguito per tutta la stagione che si potrebbe concretizzare a patto di portare a casa i tre punti. Condizione ma accontenterei di un pareggio. Non hanno più molto tempo a disposizione, Pier, devono accelerare le operazioni se vogliono provare a ribaltarla. La tattica adottata finora, certo, non sembra aver funzionato. Sarebbe il caso di cambiare atteggiamento. Pericolo scappato, possono ancora sperare della rimonta. Decisivo il portiere con questo intervento, ha evitato la rete del meno 2. Ancora 5 minuti da giocare. Vai. Attacca l'Arsenal a testa bassa in questo finale. Grande recupero in area. Dybala. Viene fermato Dybala. Passaggio intercettato. Chiesa. Testa alta, prova il cross. Palla recuperata in ottima posizione. Si immola il difensore. Il pallone è uscito. Si riparte con una rimessa dal fondo. Vai, vai, su. L'allenatore non vuole cadere in tensione, allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Ultra offensivo, via. Tanto, mancano 45 secondi. Palla riconquistata, possono ripartire.
No. Ragazzi, abbiamo perso. Un grandissimo Szczęsny, davvero ha fatto delle cose incredibili. E vabbè, ci proveremo alla prossima partita, dai. La prossima volta ancora devo vedere per quale squadra prendere. Spero di trovare nuovi commenti per la scelta della squadra. Se no, farò di mio. Ciao!